controllati 42 automobilisti. A 6 di loro è stata ritirata la patente in quanto positivi all'alcol test. Uno era anche neopatentato. Tutti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno. Un conducente è risultato positivo addirittura per un valore di 1,5 grammi di alcol per litro e per lui la sospensione sarà da 1 a 2 anni. È il bilancio dell'attività di controllo della Polizia Stradale e della locale di Perugia riferito allo scorso fine settimana. Nei controlli sono state impegnate 3 pattuglie della Polostrada, una volante e un equipaggio della Polizia Locale. Le verifiche sono state effettuate lungo le principali strade del Perugino, in particolare nella zona di San Sisto. L'attività ha consentito di eseguire, dopo il test preliminare in tempo reale, le analisi cromatografiche di secondo livello dei campioni biologici. Tutto questo con il supporto del personale medico e tecnico del laboratorio, che fornisce esiti istantanei di valenza legale. Per questo le forze dell'ordine si sono avvalse anche della collaborazione dell'Associazione Nazionale fra le imprese assicuratrici. In questo modo, oltre al test preliminare eseguito dagli agenti, sono effettuate anche le analisi di laboratorio e la successiva valutazione clinica da parte del medico nominato ausiliare di polizia giudiziaria per la valutazione dello stato di alterazione psicofisico. Il campione biologico viene poi inviato al laboratorio dell'ospedale di Pescara per eventuali controanalisi.